Salve a tutti ragazzi, bentornati nel canale di Toon Kingdom. Oggi siamo con Sebin Turi, molto noto nelle nostre profile, che oggi porta il suo X-Saber con cui ha chiuso il torneo 5-1 in svoltosi Svizzera ieri, e e poi poi top top 4. 4. Questo è stato il mondo del sottoscritto, il signor Svoltosi Brownlee, che ha fatto ieri. 9-0, attenzione. Grazie. Poi devo perdere solo contro di te in top, contro nessun altro. Se avessi vinto contro di te, probabilmente avrei vinto il torneo regionale, ne sono più che certo. Cambiare se ti faccio uno zoom di caffè. Comunque, stavo dicendo, il torneo svoltosi a Messina, organizzato da SDG, e poi lì se ne è occupato il nostro amico Fede Di Stefano. Un torneo bellissimo, è Fantastico. andato sempre, come Penso sempre, sia a il torneo più grosso gonfie vele. in È regione più stato grosso. sì, il torneo Edison Conosciuto più in Italia, grosso no? in Italia. In Sì, organizzato in Italia, quindi un risultatone, Italia. Esatto, Sebi, sta esatto, top esatto. Con un 4 su, mazzo che ripeto. tanti pensano che non sia un mazzo forte, Più di in realtà 16, non hanno vabbè, ma capito forse non niente. ne capiscono. Allora, inizio con la propria domanda. Allora, vai. Voglio, sì, voglio dire intanto che ho giocato a Sì, 44 carte. Perché ok. tanti pensano che 40, ok, sia il numero perfetto, ma in alcuni mazzi non era avanzato perché non è la monocard combo in questo mazzo. E ho cercato di far entrare tutto il possibile perché non volevo rinunciare a nessuna delle carte che sto giocando. E, appunto, ho giocato a 44, la lista Andiamo con sono la spicy, lista. sì. Con carte che non gioca quasi nessuno. Beh, ovviamente 3 Faultro non ne puoi giocare 2. 3 Herbellum che nell'X-Saber, anche se lo peschi, non fa schifo perché comunque worka con tutto il resto del mazzo. Sì. Poi 3 di loro che sono illegali, che loro ammazzano Rico e si riavola e attacca di nuovo, cosa che non sa Fulham nessuno. Knight. 3 Recruiter che se lo attacca hai perso, ma non lo sai. 2 Agicura perché giochi 1 for 1 e ci vuole 2 per forza in questo mazzo. E poi, come diciamo, flexpot tra parentesi, ho giocato un Rico perché non volevo avere la combo morta in mano di Gattino di Monaco e avere la possibilità anche di fare Wurm. E poi è una carta fortissima perché Millie, cioè richiamo di Gotthams, cioè è fortissima. E poi ho giocato Ratto Gigante con la gelata sformante, che questa è una carta che se la risolvi in questo mazzo quasi sicuramente hai vinto. Perché lui pesca 5, ma la mano non ce l'avrà dopo che tu risolvi E gli questo. scarti tutto. Che la portavo anche di lei, di Ratto, e ti facevo Book of Moon. Di Ratto posso portare anche il Gattino. E poi ho giocato Monaco e ovviamente Sandra. Quindi è come se tu giochi 3 di queste. 3 di queste, 3 di queste, questo è come se fosse ripartito a 3, a 4 Sì. anche con questo. Quindi comunque anche se sei a 44 il mazzo è molto stabile, riesce a fare tante cose, non vinci solo di Monaco, cioè vinci Ok. tutto il resto. Come magia ho giocato un bel po' di magia, 1 for 1, che è troppo forte, se la pesca tu non zero con Hemsmite, Gattino, Faultro o cose del genere, effetti cap 1-1, levi tutta la mano. Mind, Brain. Spade di Velatrice, ho voluto giocare di main e rivedere a B, che mi hanno fatto vincere troppe partite perché la prima è difficile da togliere. Poi il 3 per delle carte contro le 7, che sono Cold Wave, Ritorno e Tempesta. Questa Sì. worka con già trasformata con questa soprattutto. È troppo forte anche fare a Cold Wave quando tu inizi tu, senti Embersmith con la combo in mano, fai Cold Wave, la persona non ti può saltare niente, tu poi hai vinto. E poi ho giocato 2 di queste che mi hanno fatto vincere un sacco di partite che non la gioca nessuno. Questa Quella spacca. spacca l'ho scoperto, Spacca le cacce scoperte fino al scoperte. numero di mostri e non bersagli, non puoi fare neanche Starlight e neanche Titania, no? Fortissimo. Sì. E poi ho giocato 2 Serpovici, ho voluto far entrare 2 di loro perché sono troppo forti in questo mazzo. Cioè, anche se a 44 ti aiutano, ogni volta che ho fatto questo ho vinto. E Sì. poi doppio Mayfoglio che ne giocavo 3, ma ne ho giocati 2 perché ho messo il ritorno totale perché avevo paura di Phoenix, Vigil Blast e cose così. È stato fortissimo. 2 Book, sono le ultime spell che si potrebbe giocare anche a 3, sono fortissimo. E poi ho giocato come trappole, ho giocato Mirror e Torrenziale di main perché sono carte troppo forti per non giocarle, anche con lui fai Giusto. evoco Gattino Tributo, incatenato Giusto, Torrenziale, giusto, incatenato Rovine giusto. dell'Inferno. E poi ho giocato 3 richiami di Gotthams, che c'è chi ne gioca 2, ma lei più Hemsmite, lui non lo sa, ma ha perso tutta la mano. E poi ho giocato la carta più forte che ho giocato nell'X-Saber, che è stata questa. Questa carta non la gioca Il nessuno. neghino. È troppo forte, cioè se hai un X-Saber scoperto tu neghi una Summon, quindi tutti i monarchi, Frog Monarchi, Liana Nera che ho preso me li sono mangiati a colazione. Ti aiuta da secondo, perché anche se c'è Rico tu glielo scopri glielo levi e poi non devo fare Kai'Sa, cioè è troppo, questa carta è fortissima. Tutti cercano di fare Dark Dragon, Brionnath per levarti l'Hemsmite e tu si prendono questa, ma ne hanno perso. Cioè, questa carta è stata allucinante. Sbroccato. Troppo sbloccato. Poi come carta dell'Hexatech lo faccio vedere velocemente. Sì. 2 Gotthams perché 2 devi giocare per forza, perché li puoi fare tranquillamente. Sì. Gotthams si ricordo che si può fare anche contro il Tanner. Io ho vinto una partita perché ho fatto contro il Herbellum Gotthams, non lo sapeva nessuno. Ok. Urm perché ti fa ribaltare partite e lo volevo per quella questione Rico.
Come Rangotto gioco, come Singrotto gioco solamente combattendo con la Star Stardust, perché il mazzo li fa tranquillamente con i braccio arsenale, ma non li fa tanto. Quando lo fai, lo puoi fare per chiudere la partita con Brain e così, okay. Ma vanno bene loro. Poi un Black Cross, uno di questi devi giocare per forza, per giocare con Gotoms e fare cose strane. Questo ovviamente è fortissimo in combo. Poi Goyo, Brionac, doppio Yulei, che è stato fortissimo con i miei body di main, perché a volte ho fatto anche partite uno Stardust con 7-3, effetto spacco 3, ne è costata sta my body, boom, quindi boom. Fortissima, ciao, cioè, è incredibile. E poi il secondo mi ha fatto vincere un sacco di partite. E poi Cadastor, che si potrebbe giocare volendo anche la droide magico che va sopra l'armata. E poi ho giocato doppio braccio arsenale, perché questo mazzo lo spamma molto facilmente quando vuole. Ho vinto partite che la persona mi ha fatto top deckate, tipo da fusione miracolo, tipo top deck o cose così, e il mazzo, oltre alla combo che fa di scattare tutta la mano, riesce a farti due braccia arsenale e come già te il tuo mostro. Io scando un Gotoms e un Brion che sono 4-6 e 6-2, oppure due Gotoms sono 12.004, e ci vinci con questa cosa. E poi, come sai, ho potuto giocare due Kiko, perché fortissimi, sono troppo forti, e te li puoi portare di buon evocatore, ci fai accanire illegali. Fortissimo. Non ho giocato i Cyber Draghi perché non mi piacciono, perché non volevo togliere spazio a quella extra, poi tanto ti mettono a pressione, non serve a niente. E ho giocato mirato per esempio per macchina, due system down, il Mac lo ritengo un mazzo forte, questo molto forte, tutto il problema. Due Nock che sono forti, anche se tu sotto Rico ci giochi, ma sono forti. Due sopra Elise perché le volevo vedere. Una di questa, ne ho giocato una perché gioco due colpi sciabola. E poi ho giocato come del trappolino, ho giocato due di questa, due Prison e due Bottomless. Sì. E poi ho giocato la carta più forte del torneo che mi ha fatto vincere 2 miliardi di partite, che forse la giocherei a 3, ed è stata Tanner Shame. E questa carta è troppo forte perché quando tu la fai contro un paio turbo che ti fa oppression e lui fa grep per scatto e si evoca il mostro, tu glielo rubi e lui ha perso. Cioè è una carta troppo forte, cioè vince da sola. Allora, vorrei ringraziare tutte le persone della community, il signor Claudio Torrisi, ovviamente, Toon Kingdom, i ragazzi di SDG, del Pro, che sono organizzati del torneo. Poi vorrei ringraziare Massimiliano Basile, che è Fabrizio Costa, Armando Andolina e Peppe Fraggetta, che si chiamano. Peppe Fraggetta. Esatto, che mi hanno aiutato comunque con la lista, a testare. E poi volevo dire una cosa, che l'Edison è un formato bellissimo, il più bello di tutti che abbia mai giocato, e ci sono un sacco di mazzi bellissimi da giocare, come questo, ma se lo giocate e perdete è solo perché dovete imparare a giocarlo, perché è un playstyle completamente differente suo. E il piacere è questo, fare una bella toppa con un mazzo che non gioca nessuno. E sei stato bravissimo in questo. Sono troppo contento di questo. Miglior giocatore italiano di X-Saber, probabilmente. Vi ringrazio, la combo non ve la spoiler, vi porterò altre liste, sicuramente di X-Saber perché continuerò sempre a testare, ma il mazzo, ricordate che fai il loop in M2 e vi scatta tutta la mano e poi neanche vi state accorgendo di quello che sta succedendo. Vabbè, sembra umiltà comunque da parte del nostro Sebbi. Lo salutiamo, gli mandiamo un bacione e ci vediamo alla prossima Profile.